Circa 3 mesi fa ho finito di fare i lavori di muratura di bianco, eccetera, qui in studio. Quindi sono entrato in questa stanza, ho portato il rullante, ho portato lo sgabello, ho portato un telefono per provare a farmi un video, giusto così, è successo questo. Adesso ho riprovato a rifare la stessa cosa, guardate cosa è cambiato. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Custom Drums. Nel video di oggi vi voglio parlare di come ho rivoluzionato l'acustica all'interno di questo studio. Come potete vedere, in confronto al video che vi ho fatto vedere prima, dove era tutto vuoto, c'è un bel po' di roba, ci sono un bel po' di pannelli qui, dietro ce ne sono anche sopra, quindi vi voglio parlare di tutto quanto per farvi capire come fare ad ottenere un suono di batteria e di voce perfetto all'interno di una stanza. Quello che ho fatto non è stato farmelo da solo. Ho già fatto questo errore più volte in più studi diversi che ho girato, prima mettendo i contenitori delle uova, poi mettendo il bugnato, poi mettendo la lana di roccia, e quindi ho detto questa volta voglio qualcosa che per prima cosa non mi faccia assolutamente male, neanche rischi di farmi del male, seconda cosa che suoni bene, che la stanza suoni veramente bene. Quindi ho detto ok, questa volta è la volta di affidarsi a qualche esperto nel settore, quindi ho chiamato acustico, che appunto loro sono esperti nell'ambito del fonoassorbimento, e gli ho detto allora io devo fare una stanza in cui devo parlare e suonare, perché faccio dei video in cui parlo e suono, ho bisogno di questo, mi potete aiutare? Loro mi hanno detto assolutamente sì, devo dire che sono stati super gentili in generale, poi adesso capirete il perché, ma mi hanno detto assolutamente sì, veniamo a fare un sopralluogo. Quindi sono venuti qua, hanno preso tutte quante le misure di questa stanza, che comunque è una stanza abbastanza grandina perché sono 4,5 metri per 8 metri, hanno preso l'altezza, hanno preso tutte le varie diagonali, mi hanno chiesto dove mi posizionavo a parlare, dove volevo posizionare la batteria, in modo tale da poter fare tutti i loro calcoli con le onde eccetera eccetera, che io non vi so assolutamente spiegare, ma magari sarebbe interessante comunque fare un video qui con uno degli esperti di acustico per farci spiegare tutte queste cose. Scrivetemi cosa qui sotto nei commenti se è un video che vi potrebbe interessare. Sono venuti qua, hanno fatto appunto tutto questo sopralluogo, prendendo tutte quante le misure, chiedendomi tutte le cose, e poi mi hanno detto ci sentiamo tra un po' per tutti gli aggiornamenti che ti daremo eccetera eccetera. Ho detto vabbè, ci sentiremo tra un po'. In realtà dopo una settimana mi hanno chiamato, anzi mi hanno mandato una mail mandandomi un foglio dove mi dicevano quanti pannelli, che pannelli erano, come si sarebbero dovuti attaccare i pannelli, e quindi gli ho detto ok, mi fido di voi, fate voi, io mi fido. Quindi sono arrivati i pannelli e adesso passo la parola a Luca del passato, che stava aprendo i pannelli e li stava vedendo per la prima volta. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Custom Drums. Nel video di oggi andremo a parlare di pannelli fonoassorbenti. Vi chiedo già subito scusa per l'abbigliamento, perché sono in tuta, sono vestito diciamo tra virgolette da lavoro, mi sono giusto messo una tuta per non rimanere sporco con tutte le macchie, ma vabbè. E oggi parliamo di pannelli fonoassorbenti. Qui sono nel mio studio, alle mie spalle, oltre un sacco di roba, ci sono tutti i vari pannelli che andrò ad utilizzare, pannelli che arrivano da acustico. Qui sotto in descrizione vi lascio il link al sito di acustico per avere tutte le informazioni, ovviamente se avete bisogno di informazioni scrivetemi qui sotto. Ma quali pannelli mi sono arrivati da acustico? Allora, mazza, sono grandi, belli, sono leggerissimi. Allora, questi sono dei pannelli neri semplicissimi, che in un materiale particolare, non mi ricordo come si chiama, ma comunque ve lo scrivo qui, e sono super leggeri. Questi sono pannelli fono assorbenti da attaccare al soffitto, molto 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 semplicemente, da 60x120. Qui dopo vi spiego anche come li attacco al soffitto. Poi questi qui, che sono uguali ma 60x60, quindi ancora più leggeri, e basta, anche qua uguali da una parte e dall'altra, e in questo caso questi saranno sempre ad attaccare al soffitto. E poi adesso passiamo alle pareti, perché dopo vi spiego bene come li ho attaccati tutto quanto, ma non li attaccherò solamente al soffitto, li attaccherò anche alle pareti.
dato che i paletti si vedono nei video, gli ho chiesto di fare qualcosa di un po' sfizioso e mi hanno accontentato. Ecco qua, due tipologie, sempre 60x60, l'idea è la stessa, ma sono per prima cosa di design, sono veramente molto sfiziosi, sia quelli con le strisce in questo modo, strisce che ho chiesto di farle blu, come il canale ovviamente, blu Gas Tube Drums, sia quelli con i dot, cioè i puntini bianchi, che andrò a mettere sulle pareti uno dopo l'altro, in questo modo qua, per fare un, fare un pattern particolare, bello da vedere, e che intanto fa il suo lavoro, perché la figata di questi è che sono pannelli fonoassorbenti normali come gli altri, ma in più avendo questi incavi, che poi dove vedete il colore in realtà non sono piatti, sono un po' scavati, non so se si può vedere, penso di sì, ma questo serve per rompere il suono, quindi nel momento in cui il suono arriva viene sia assorbita sia spezzata, in modo tale da evitare ancora di più che il suono possa rimbalzare e quindi creare del riverbero. Ok, quindi i pannelli, come avete visto, sono principalmente due tipologie, che sono gli EcoPlan, quelli tutti neri in due versioni diverse, più grandi e più piccole, cioè 120x60 e 60x60, quindi quadrati, e gli altri, questi qui bucherellati, diciamo, con questi inserti colorati che tra l'altro comunque devo dire che secondo me sono venuti veramente una figata con questa composizione fatta in questo modo, come dicevo, sembra una cosa sfiziosa, secondo me è venuta una cosa molto sfiziosa, fatemi sapere anche voi nei commenti che ne pensate. Questi si chiamano Sounder, quindi sono dei pannelli con due tipologie design, diciamo, o con i pallini, come si chiamano i pallini in gergo un po' più tecnico, vabbè, con i pallini, avete capito, oppure con le strisce, e facendoli, ho visto un'ombra, sembrava fosse passato qualcosa, e appunto mettendoli così sono venuti veramente veramente molto fighi, e in più, come vi dicevo prima, avendo anche questi incavi vanno a rompere il suono in modo diverso e funzionano ancora di più. Adesso la cosa da fare era montarli. Li ho montati io, è stato super 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 semplice. Poi vi spiego anche come li ho montati, ma intanto faccio un passetto indietro prima di montarli e vi faccio vedere la continuazione del video che avete visto prima. Quindi torna la parola a Luca del passato. Adesso vi porto con me. Io sto ancora facendo i lavori di là, ma in realtà una cosa che ho fatto prima di registrare questo video è stata di andare, mamma mia quanto riverbero che c'è, non vedo l'ora di fare questo lavoro, è stata di andare a segnare tutti i vari punti, devo ancora finire, ma comunque segnare tutti i punti dove vanno i pannelli. Come vedete qua verrà un muro di pannelli, quelli che vedevate prima con i dot bianchi o con le strisce azzurre, e invece sopra sul soffitto, anche non so se si può vedere, ma ci sono tutti i segnetti, praticamente quasi tutto il soffitto verrà, anzi tutto il soffitto verrà cosparso di pannelli. Facciamo così, torniamo allo studio fatto e vi spiego come funziona tutto quanto, quindi come sono arrivato ad avere quasi 60 pannelli di varie tipologie, un po' a soffitto, un po' perché è in base a quello che serve, ma ve lo spiego comunque. Ok, dopo aver fatto tutti i vari segnetti, tra l'altro devo dire che quelli al muro li ho praticamente tolti tutti, gli altri per una questione di voglia e di soprattutto di pigrizia non li ho ancora tolti, quindi ho ancora un po' di pezzettini a soffitto di nastro con i vari segnetti, ma vi dicevo, la questione posa è stata semplicissima perché loro mi hanno detto anche come posarli e soprattutto quale silicone utilizzare, perché questi pannelli c'è la possibilità o di metterli sospesi, quindi con dei cavi, ma il problema è che io avevo le luci a soffitto, quindi la luce con il pannello non avrebbe fatto più luce ovviamente, oppure dovevo far scendere anche tutte le luci, ma era un casino. Quindi mi hanno detto vai tranquillo, li puoi tranquillamente attaccare con del silicone, della colla, adesso non ricordo bene il termine tecnico anche qua, vabbè, simil silicone comunque, al soffitto o alle pareti. Oppure mi hanno dato un'idea fighissima, grazie Acustico, perché mi hanno detto guarda, ti diamo in più oltre ai pannelli anche dei pezzi di scarto, che in realtà
sono questi qua, sempre in poliestere al 100%, sono la stessa cosa dei pannelli. Mi hanno detto, tu prendi questi, c'erano delle strisce, poi io me li sono tagliati con un coltello, prendi questi, li fai a pezzettini, quindi a quadratini o rettangolini, così, li metti, li incolli dietro al pannello e successivamente vai a incollare questo pezzettino al muro o alla parete, no, al soffitto o alla parete. Così ho fatto e tra l'altro mi hanno detto ancora meglio così, perché in pratica il pannello funziona ancora di più. Cioè, il pannello attaccato al muro funziona solamente da una parte. Se c'è un intercapedine, come ho lasciato io, tra muro e pannello, il pannello funzionerà sia da questa parte sia dalla parte dietro. Quindi ha un assorbimento acustico ancora maggiore. Quindi grazie per questa dritta, perché appunto assorbe ancora meglio. Qui in realtà la cosa che ho fatto è stata un po' diversa, ma la resa è stata la stessa. Cioè avevo delle lastre di cartongesso, dei listelli di cartongesso, che è il cartongesso che ho utilizzato per fare questo muro blu che vedete. Ho messo tutti dei listelli e poi sono andato a incollargli con appunto questo silicone e questa colla i vari pannelli. Devo dire tra l'altro che il silicone che mi hanno consigliato loro è stato un silicone che era una tenuta e una presa impressionante, perché io arrivavo al muro, mettevo questo pannello, facevo tic, stavo 5 secondi, ma giuro, 5 secondi, toglievo e il pannello è ancora lì adesso. Per quanto riguarda il soffitto, stessa cosa, con la differenza che anziché stare 5 secondi ne stavo 15. Quindi stavo 15 secondi così più o meno, tenevo il pannello, lo lasciavo e tutti i pannelli sono ancora perfettamente attaccati e non si sono neanche magari un po' storti, perché dopo un po' il silicone col peso del pannello, no, anche perché sono pannelli veramente leggerissimi e quindi non si sono mossi di un millimetro. Quindi veramente un ottimo prodotto, perché qui dentro è cambiata la vita, ve ne sarete accorti anche quando vi ho fatto sentire il rullante prima, ma stare qui dentro in confronto a come si stava prima, suonare qui dentro, parlare qui dentro, è tutta un'altra cosa. Mi sono anche accorto di aver fatto un po' di errori in passato con i miei studi vecchi, nel senso, nello studio prima che avevo inserito troppi pannelli, quindi la stanza risultava troppo secca. Quindi la batteria non riusciva più a essere naturale al punto giusto. E invece qui effettivamente la cosa che si sente quando suoni, sia quando registri sia quando suoni, ascolti con le orecchie normalmente, dici ok, effettivamente cacchio, così la batteria suona, non suona più tic, tic e basta, ma ha quel giusto riverbero, quella giusta quantità di riverbero che comunque serve a una batteria. Quindi con questo, ragazzi, spero di esservi stato utile. Volevo raccontarvi un po' l'esperienza che c'è stata all'interno di questa stanza e come ho fatto a far diventare questa stanza, come ha fatto a far suonare bene questa stanza acustico, che veramente ringrazio tantissimo e consiglio nel caso in cui qualcuno di voi stesse cercando degli esperti che sappiano come si tratta una stanza e come si fa a creare una stanza che suoni veramente molto bene. Mi sono trovato benissimo con loro e quindi ve l'ho fatto questo video per consigliarveli, perché appunto super precisi, super puntuali, e i prodotti devo dire che sono veramente 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 molto belli. Qui sotto in descrizione vi lascio il sito di Acustico, perché queste sono solamente due tipologie di pannelli che fanno, ma poi ne fanno per ogni, e non solo in ambito musicale, ambito di ristorazione, ambito in qualsiasi ambito ci sia un po' di riverbero, loro ti fanno gli studi, ti dicono ok, il riverbero che ti serve è questo, se non sbaglio mi avevano detto che il riverbero che serviva a me era 0,5 secondi, quindi ti serve questo riverbero, non c'è problema, prendiamo le misure, facciamo il conto dei pannelli e fine, tu hai il prodotto finito. Quindi veramente molto 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 comodo. Grazie ancora Acustico, e con questo, se avete domande scrivetemi qui sotto nei commenti, io chiedo ai ragazzi di Acustico
di rispondere magari qui sotto nei commenti se ci sono domande più tecniche, e qui a video chiedo ai ragazzi di acustico magari di fare appunto un video in cui vengono e spiegano un po' come funziona tutta la questione, come funzionano i vari sopralluoghi, quali sono le tipologie di pannelli che fanno, se veramente sono meglio questi pannelli della lana di roccia, dei cartoni, delle uova, eccetera eccetera. Spiegarci un po' tutte quelle cose un po' più tecniche che però secondo me sono molto interessanti e da batteristi dobbiamo assolutamente sapere, perché ahimè noi abbiamo tanto volume, tanto riverbero, e quindi sto riverbero bisogna toglierlo. Con questo ragazzi chiudo qua il video, grazie ancora tantissimo ad Acustico, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!